Per molto tempo ho avuto un volto inutile, però ora ho un volto per essere amata, un volto per essere felice. Ho visto gli occhi più belli del mondo, dormivano di gioia, li ho fatti muovere vivi e nudi. Torno da loro, corro, e il mio corpo va più veloce dei miei pensieri, e niente, niente mi può oltrepassare. Devo vedermi morire per sapere che vivo ancora. Nell'anno 18º, il giorno 22 del primo mese, nel palazzo di Nabucodonosor, re degli Assiri, fu discusso un piano di vendetta per punire con la distruzione chiunque non si era alleato con lui contro Arfasad, re dei Medi. Nabucodonosor mandò a chiamare Oloferne, generale supremo del suo esercito. E gli disse: va e occupa tutto il paese dei ribelli e che non abbia il tuo occhio compassione al destinarli a morte. Oloferne diede ordine a tutto l'esercito di attaccare gli israeliti della città di Betulia, occupando tutte le vie d'accesso alla montagna. E iniziò l'assedio. Venne così a mancare agli abitanti di Betulia ogni riserva d'acqua. Incominciarono i bambini a cadere sfiniti, le donne e i ragazzi venivano meno dalla sete. Gli anziani decisero di resistere ancora 5 giorni. Poi, se il Signore Dio non avesse rivolto la sua misericordia verso Betulia, di arrendersi.
Quando si fece buio, i servi si affrettarono a ritirarsi. Rimase nella tenda solo Judith. E Oloferne, sdraiato sul divano, ubriaco fradicio! Judith si avvicinò alla colonna del letto e ne staccò la spada. Afferrò la testa di Oloferne per la chioma e con tutta la forza di cui era capace lo colpì due volte al collo, mozzandogli la testa. Se mi assopisco durante il giorno o mi sveglio nel cuore della notte, qualcuno sta al mio lato, siamo in due, e la curva dei suoi occhi fa attorno al mio cuore una ruota di danza e di dolcezza.